Chiambretti ore 10 solo per numeri 10, lui sulle spalle aveva un altro numero, ma un numero che ha portato bene al nostro ospite, un pallone d'oro che ha vinto in carriera una Coppa del Mondo, una Supercoppa Italiana, due Coppa Italia, due campionati spagnoli, due campionati italiani revocati, una Coppa UEFA, ha giocato in tante squadre blasonate, è partito dal Napoli, è andato al Parma, è passato alla Juve, è andato all'Inter, è andato in Spagna al Real e poi è tornato credo alla Juventus e ha chiuso la sua carriera negli Emirati Arabi. Sto parlando del napoletano di Dubai, Fabio Cannavaro. Pronto Fabio? Pronto, come andiamo? Come andiamo? Dove sei? Sei a Dubai? Sono a Dubai. A Dubai. Sì. Ecco, e come vive? Come vive uno scugnizzo lì in mezzo agli emiri e alla limousine? Non si sta male. È un posto comunque sì, crescita, un posto che si sta evolvendo molto negli ultimi anni. È un po' diverso, no, dico un po' diverso da Napoli. Ci sono stato a Natale e sono rimasto con la bocca aperta, visto che conosco anche bene Napoli, diciamo che sono due realtà un po' lontane, ecco. Ma io non direi solo Napoli, diciamo che proprio l'Italia e l'Europa è una realtà totalmente diversa da questi posti. Comunque tu hai preferito fare il calciatore, hai fatto bene, sei stato, come abbiamo avuto modo di dire, in tante squadre dal blasone più che eccellente, una carriera meravigliosa. Una sola pecca, la fuga dalla Serie B. Ti sei pentito di aver lasciato la Juventus? Perché fuga dalla Serie B? Non è nessuna fuga. Quando la Juventus è andata in B per tutta la questione, tu hai lasciato la Juventus a differenza di Del Piero e Buffon che rimasero anche all'inferno. Ti sei pentito di aver fatto quella scelta? Sono circostanze diverse, non è uno è scappato, c'era chi poteva e aveva delle situazioni diverse, c'è chi è andato, chi purtroppo voleva andare via e non è riuscito ad andare via, litigando anche con i dirigenti. Io chiesi solo se c'era la possibilità di poter andare a giocare all'estero, magari se c'era la possibilità, io la prendevo in considerazione. Sì. Fatto sta che dopo il giorno dopo mi chiamarono e mi dissero che devi andare in Spagna, però ecco, non è stata nessuna fuga. Ecco, diciamo, no, perché molti a Torino parlano di... vabbè, purtroppo in quelli... Italia, lo sai com'è, no? Io poi sono tornato a Torino e le cose sono andate male perché la stagione fu disastrosa, ma fin quando ho indossato la maglia delle squadre che qui ho giocato ho sempre cercato di dare il massimo da professionista. È vero. Poi ci sono stati dei giocatori che sono rimasti perché avevano fatto delle scelte, altri che sono stati obbligati a rimanere perché non riuscivano a trovare squadre, quindi la scelta è stata fatta insieme alla società. La società in quegli anni non poteva dire il monte d'ingaggio che aveva in Serie A, quindi qualcuno l'hanno dovuto anche svendere, tipo Ibrahimovic e Vieira, ci vendevano a pacchetti, quindi non è che è stata una fuga da parte di nessuno. Perfetto. Le cose bisogna sempre dare la comunicazione giusta. La comunicazione non fu giusta. Non fu giusta, non fu fatta bene e noi siamo passati da quelli che hanno fatto la fuga, ma ripeto, la fuga non è ci stata. Fu. Io stavo più che bene a Torino, ho avuto due scudetti, ero considerato dopo due anni alla pari di campioni che erano lì da tanti anni, quindi la gente, il popolo juventino mi aveva preso bene, diciamo. Ti aveva adottato, come è successo a Napoli e come è successo poi credo anche in Spagna. Siamo collegati con i potenti mezzi messi a disposizione dalla Radio Rai, Radio 2, con Dubai negli Emirati Arabi, dove vive al momento Fabio Cannavaro, pallone d'oro nel 2006, ce lo ricordiamo ancora quel giorno meraviglioso in Germania. Grandissimo Fabio Cannavaro, al quale vogliamo girare un'altra riflessione: per andare in alto ci vogliono i santi in paradiso, e la Juve ieri aveva forse Moggi come santo, oggi addirittura il pontefice, perché Papa Francesco parrebbe, io dico che del Torino, ma i giornali dicono il contrario, sembrerebbe tifoso della Juve anche perché sua mamma si chiamava Sivori. Ecco, secondo te avere il Papa come tifoso aiuta? È una responsabilità in più, degli occhi importanti che ti guardano sempre. Però, so di chi sia tifoso, però devo essere sincero che sono tornato a vedere il Papa come una figura importante, non la mia voglia, il Papa Ratzinger, ma penso che questo qui sia un po' Papa Francesco sia un po' più vicino
alle persone. Sì, ha conquistato almeno veramente quello, tutti. Sì. Almeno quella è la sensazione che ho avuto subito, per la semplicità e per il modo in cui dialoga con la gente. È mi vero, piace molto. È vero, è vero, è vero. Soltanto che adesso che sappiamo che juventino, come il Cardinal Bertone, i tifosi del Napoli e quelli dell'Inter, che sono tutti argentini, come la prendono? No, la prendono, la prende il Papa, gli possiamo concedere qualsiasi cosa. Pure essere della Juve, pensa a te. Pensa a te. Guarda, che o sei di o la Juve, o la ami o la odi, cioè, noi siamo in Italia, è così. Però io ti dico, io che ci ho giocato, so cosa vuol dire quando entri a far parte di quella società. Perché al di là di quello che è successo, noi abbiamo vissuto lo spogliatoio, abbiamo vissuto comunque il campionato e... quando arrivi lì sai che comunque hai la responsabilità e il dovere di dover vincere. Ecco, ma perché la Juventus è così detestata? L'abbiamo chiesto anche ieri a Mazzone e ovviamente la risposta più banale è perché la squadra che vince di più è la più antipatica. Però quello che succede in giro per l'Italia seguendo la Juventus non succede con nessun'altra squadra. Come mai? No, perché la più foio ho giocato in Spagna col Madrid e lì è la stessa cosa. Lì o ami Madrid alla follia, Real Madrid alla follia, oppure lo odi. Dove andavamo, veniamo. Andavi al nord e venivi, ti dicevano di tutti i colori. Andavi al sud e ti dicevano di tutti i colori. E che così, quando hai una squadra che vince sempre, quando magari in passato queste squadre, vuoi per la sudditanza psicologica che c'era prima... Qualche aiutino. Sono sempre state quelle che hanno vinto di più e quindi hanno sempre attirato antipatie. Ecco. Comunque non ho mai visto una squadra che vince ed è simpatica. Hai ragione, infatti la più simpatica di tutte è il Torino, giusto appunto. Perché... bravo. Che bravo, ma quale bravo? Stiamo tornando. Sì, piano piano ce la fate, dai.